Io ero distante dal rigore, quindi è stata un'azione di contropiede. Al di là del rigore la Roma poi richiede altri tre rigori. No, mi sembra esagerato. Forse quello di mano sì, però il resto assolutamente no. Abbiamo fatto una buona gara, eravamo un po' stanchi, abbiamo gestito male i vantaggi 2-0, però insomma non è facile giocare contro una Roma arrabbiata che ha messo dentro tanti giocatori forti. Abbiamo gestito male soprattutto quando eravamo in 11 contro 10. Non si può togliere nulla però alla vittoria di questo Brescia. No, assolutamente no, siamo stati bravi e dobbiamo continuare così, lavorare, recuperare in fretta che già domenica avremo un'altra partita importante. Ma si fotografa la classifica con i telefonini, giusto per ricordo? Non lo so, no, io presto. Secondo me ti ho dato un'idea. Mi ha dato un'idea, adesso vado a vederla perché non l'ho guardata e rimaniamo comunque coi piedi per terra, sappiamo qual è il nostro obiettivo, sappiamo benissimo. E l'importante è che non manchiamo mai di questa determinazione per vincere le partite. Se oggi abbiamo sofferto troppo nel momento sbagliato. Cos'è subentrato per avere tanta sofferenza? Beh, è subentrato che chiaramente abbiamo subito il ritorno della Roma, che ragazzi, scordiamoci che era Roma. Però secondo me quando sono rimasti in 10 bisognava fare di più, però chiaramente bisogna migliorare tanto ancora. Ci godiamo una vittoria assolutamente fantastica in casa della Roma, invece sono furibondi per arbitraggio di Russo, dicono che c'erano tre rigori. Ma tre rigori non lo so, sicuramente forse uno c'era di rigore, io sono onesto, è la verità. Forse quello di mano c'era, però faccio così. Ci sta anche un po' di fortuna, no? No, ci deve essere la fortuna perché sennò è dura.